Fai un salto anche tu da GenivVlog, link in descrizione per trovare, scaricare e installare la patch di Inazuma Eleven con Galaxy Big Bang in Supernova, ovviamente tutta in italiana. Sotto in basso, spoiler, troverete gli archivi da scaricare. Qua troverete come installarla, link in descrizione e godetevi tutto quanto. E bella a tutti ragazzi, sono Monk e sono tornato con un nuovo video dopo quasi una settimana o dopo più di una settimana, ma non pro nessun problema perché è una motivazione più che valida. Comunque, nello scorso video, appunto, eravamo lasciati che eravamo arrivati sul pianeta dei Nadiadiani, che stavolta riesco a pronunciarlo bene. Avevamo scoperto, dunque, che loro sanno leggere nella mente, quindi sanno anticipare tutte le nostre mosse, e di conseguenza sarà una partita più difficile. Seconda cosa, abbiamo un Victor falso, comunque abbiamo un Victor diverso dagli altri. Terza cosa, mi sono allenato come lo schifo, infatti sono adesso a livello 30. Non so loro che livello sono, ma noi siamo a livello 30, questa cosa mi aggrada. Finalmente Falco ha imparato un nuovo tiro, che babba via. E basta. Loro sicuramente vogliono far scontrare i nostri giocatori, come già avevano detto nello scorso video, sfruttando appunto l'high tier di Falco, che è molto cattivo. Comunque, cominciamo. Blink è vogliosa. Metti un Falco Kane e un Victory. Ok, ci vediamo in partita. Ok, ci siamo. Le squadre sono schierate in campo. La partita sta per cominciare. Eccolo qui il, diciamo, Victor falso. Se gioco oggi, i Nayadiani possono leggermi nella mente e scoprire che non sono il vero Victor Blade. Prenderò le cose con calma. Vediamo cosa succederà in questa partita. Eh sì, perché ha deciso che non vuole giocare. Ma noi non giocheremo con Zac davanti, ma con Bailong. Anche se è meno forte di Zac. Vediamo. 30-30, quindi potrebbe essere una partita equilibrata. Noi giocheremo con Bailong. Non posso cambiarlo, né? No. Anche se comunque Zac. Ah sì, Axel ha imparato il triangolo ZZ. Stessa cosa come Zippy e Kinan hanno imparato logica vincente, che faranno una mossa combinata sicuramente. Però, nessun problema. Noi andiamo avanti e vediamo che succederà. E quindi sarà appunto la Earth 11 che inizierà. Certo che sì, un attimo, cosa stai cercando di dire con ciò? Quindi loro vogliono giocare allo stesso livello. Anche se dubito che sarà così, eh. Dubito fortemente. Vediamo. Bene, procediamo con il piano e siamo a vedere cosa succede. Sì, esattamente, sicuramente prenderanno di mira il buon Falco. Ah, non ti lascerò passare. Ok, quindi adesso faranno tutto loro sostanzialmente. Va bene. Vai, capitano, vai! Arion Sherwin, vai, capitano! Buon lavoro, Falco, forza, ora tocca a me, non devo perdere la palla. Le ultime parole famose. Tranquillo, capitano, la prossima volta andrà meglio. Eccolo l'high tier. Oh, accidenti, abbiamo appena cominciato. Plink, oh no, è invincibile. Vabbè, pazienza. Vediamo che succede, cosa fa, tirerà? No? Ok, vabbè, dribbling. Dribbling. A quanto pare dovrò fare tutto da solo. Ah no. Ok, no. Grande tempietto di Flashman che ha percorso tutto il campo fino alla difesa. Sperando che il portiere loro non sia invincibile, così se riusciamo, facciamo un gol. Sembra che tu sia diventato ancora più veloce. Non pensavo foste così scarsi da dover venire a salvarmi. Da quando sarei un difensore, i suoi tiri continuano a peggiorare sempre di più. Hai ragione, giochiamo con lui ancora per un po' e saremo a cavallo. Che schifo, hanno preso di mira Falco allora. Spirito guerriero. Così. Vabbè, attiviamo quello di Bailong allora, dai. Del portiere. Ah, ok, come si chiama? Non lo spirito guerriero, il totem. Vabbè. Saltiamo così. Benissimo. E andiamo a tirare con questa viverna bianca. Così, sì, afflato bianco. 780 di valore. Vediamo un po'. E non ce lo para e andiamo in vantaggio. Molto bene. Molto bene, molto bene. Oh. Quindi possiamo approfittare che non ci sono filmatini e cazzate varie. La stessa tiritera ancora. Ma cosa? Che state facendo, ragazzi? Cosa sta combinando? Bloccato. Adesso lo fanno apposta, eh sì. Se non fosse per questi sciocchi potrei giocare al massimo delle mie potenzialità.
Eppure, wow, quel lighter diventa sempre più scuro. È il momento, vai, Sog. Aia! Sì, sono a posto, grazie, capitano. Oh, che carino. Cosa c'è di così divertente? Grazie, sono a posto, siamo una squadra. Quando la finirei con queste stupide bugie? Eh sì. I tuoi compagni sanno cosa pensi davvero di loro? Stai parlando? Ai 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 ai. Idiota! Avevo creato una buona occasione e tu dovevi per forza rovinarla. Siete davvero così scarsi da dover venire a salvarvi? Aia! Se non fosse per questi sciocchi potrei giocare al massimo delle mie potenzialità. Tu non ti fidi dei tuoi compagni, vero? Guardali, sono tutti scioccati, non pensavo non fosse così. Sei sempre preso in giro. Cosa succede? Sapete una cosa? Non mi importa, questo è quello che penso. Avete qualche problema per caso? Non mi fido di nessuno di voi e non l'ho mai fatto. Fidarmi e credere delle persone non fa per me. E non c'è niente di strano in questo. Stavo solo fingendo di essere buono per farvi stare zitti. Questo è come sono davvero, che vi piaccia o no. Eccolo, eccolo! Forza, adesso crolla. Falco. Nessuno qui si sta lamentando. Oh, guardalo lì. Falco, capisco che tu abbia passato dei momenti difficili e che non ti fidi di nessuno. Ma perché hai cercato di nascondere tutto? Stavi cercando di diventare una persona buona? Pensavo che fingere di essere buone fosse parte dell'essere adulti. Ma non è così. Ti assicuro che sono completamente onesto quando dico che voglio essere amico con il tuo vero te stesso. Tu? Nel profondo del tuo cuore vorresti solo poterti fidare delle persone. No, non è vero. E io sono solo una persona orribile. E c'è una ragione per cui io sia così. Sono così. Bisogna stare molto attenti a fidarsi della gente. Ehi, Falco, non c'è niente di sbagliato nell'avere una parte malvagia. Parla quello che ha distrutto villaggi su villaggi. L'unica differenza che c'è tra le persone è quanto di questo è quanto queste esprimono i loro lati buoni e cattivi. Questo non faceva parte del piano. Invece. Iron Sherwin è più forte di quello che tu pensi. Tu sei Falco Flashman, il nostro amico. Oh! Che succede? Appunto, che succede? Lati buoni e lati malvagi? Capisco. Per tutto questo tempo mi sono sbagliato. Ormai è troppo tardi. Capitano, passala qui. Mi farò assaggiare la polvere. Cosa sta succedendo? Con quella tira libri sappiamo benissimo cosa stai per fare. Fermami se ci riesci. Porca miseria! Guarda! Oddio! Si è evoluto! Così! Riempi la barra di avanzamento! Subito! Andiamo, 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 andiamo! No, ho sbagliato! Oh, era ora! Sono partiti all'attacco, non riuscivo più a fermarli. Finalmente, bravo Frank Foreman. Te ne privi di un Dark Tornado? Eh? Col nuovo Falco Flashman? Eccola, la nuova mossa di Falco. Vediamo un po'. La para? Sicuramente sì. Vediamo. Yeah. Ok, va bene. Ci sta. Però abbiamo avanzato la barra. E invece no, ero convintissimo. Oddio, che fortuna! Finito il tempo? Non ci sto a credere. No, non riesco più a impedire le sue. Non riesco più a impedire le sue mosse. No. Non va affatto bene, la sua oscurità sta arrivando alla mia testa. Forza, fate avanti, non ti lascerò segnale. Dipenderà veramente di quello che hai appena detto, vediamo. Dai, nuova ossa! Oddio, il totem! Oddio, il totem! Ce l'ha fatta anche lui alla fine. Falco può evocare Falco Pellegrino. Giustamente. Ora segnerò. Dai, fai una mossa nuova. Scatto repentino. Però non facciamo più in tempo. Però va bene, non ci si lamenta. Falco, capitano, questo è ciò che sono veramente. Se non ti piaccio, posso sempre andarmene. No, 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 no. Adesso che abbiamo un Falco Flashman pure col totem, almeno ora sei te stesso. Questo è ciò che importa. Sono davvero contento. In tutto questo non è ancora entrata il rinforzo di Fala Morbius. Falco, sembri diverso adesso. Hai ragione, la sua personalità sembra essere cambiata. Guarda che brutto che è il suo IT. È vero, fino a questo momento vi ho mentito sulla mia vera personalità. Tuttavia, ora sono sincero. Spero solo che riusciti a sopportarmi. Cosa c'è, amico? Cosa c'è, amico? Quella tira è ancora peggio di prima. Com'è possibile? Non possiamo neanche più leggere i suoi pensieri. Eccola. Ah. Ai 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 ai.
Controlla l'Aetir. Credo che controlla l'Aetir lei. Ma guarda un po', sembra che i nostri avversari non se la passino bene. Aetir terribile ha detto. Un attimo, ascoltatemi ragazzi, credo di aver trovato una strategia vincente. Oh. Ehi Falco, ho un piano per vincere questa partita, ma non ho bisogno del tuo aiuto. Oh, davvero? Molto bene, ti ascolto. Vorremmo saperlo anche noi, comunque, il piano Zippy. Keenan è uguale, dai, su. Adesso che c'è Rondula dentro, vediamo che succede. Ok, la barra di avanzamento. Aia. Schiaffo atterrante e ci distrugge il nostro Zippy. Però siamo pari. Facciamo un artiglio di guardia. Magari pariamo. Ah, ho sprecato una mossa così. Va bene, fa niente. Adesso è forte Rondula però comunque. Ah, già che qui la gravità è diversa. È vero. Però, in teoria. Abbiamo completato la barra sostanzialmente. È questo ciò che importa. Ok, sì. Vediamo che succede. Esattamente, Rondula prende palla. Bene, è giunto il momento di distruggere questi piccoli insetti. Wow, Rondula della Naiad Eleven sta ferocemente debolendo ogni singolo avversario. Schiaffo atterrante. Ok. Bailon KO. Non vi conviene avvicinarvi a me, fareste solo male. Bene, Falco, procediamo con il piano. Quella vecchia signora. Ok. Oh, così. Non sei così forte come credi di essere. Impara a giocare, vecchia. Come ti permetti a chiamarmi vecchia? Ah, la sta facendo arrabbiare. Ehi, non esagerare. Se continui così ti verranno ancora più rughe. Cosa? Questa è l'ultima frase che uscirà dalla tua stupida bocca. Guarda. Un pavone. Dovrebbe essere un pavone, no? Pensa di spaventare, mi posso fare meglio di te. Taci, ti distruggerò. Bene, ci siamo quasi. No, la mia testa sta scoppiando. Plink fa qualcosa. Cosa vi succede? Cosa devo fare? Non riesco a controllare i loro Aetir. Missione compiuta. Quando gli Aetir sono troppo estremi, i Naiadiani non possono controllarli. Ciò diventa vantaggioso per noi. Oh! Fanno già fatica ad affrontarli in questo stato e non sono ancora arrivati al loro massimo. La combinazione degli Aetir di Falco e Rondula è troppo persino per i Naiadiani. Ottimo! Cazzo, è intelligente, Keenan, eh? Esatto, a giudicare da ciò che sta succedendo ora, gli Aetir sono in grado di mischiarsi fra loro. Ecco perché leggere nella mente non è, tutto sommato, un superpotere così grande. Infatti, proprio adesso i giocatori della Naiad Eleven stanno subendo le conseguenze dei loro stessi poteri. Sei fantastico, Keenan. Beh, è davvero interessante, non c'è che dire. Forza, ragazzi, e ora vinciamo questa partita. Sì, ragazzi, portiamo a casa tutto quanto. Il tiro con Falco. Vediamo che succede con l'abilità Totem, ovviamente. Fallimento. Capito che vuol dire suo fallimento? Come? No, vabbè, parata versione 2. Quindi è più forte, probabilmente. 461, ma signor gioco. 438. E lui mi sa che arrivavo anche a 800, può essere. Però tanto stiamo vincendo. Perfetto, ma ciò che ho detto prima, ciò che conta è completare la barra d'avanzamento. Non vi lascerò vincere, neanche fra un milione di anni. Schiaffo atterrante, un'altra volta. Questo balong adesso senza armatura, ci sta. Arrivo. Ti renderò orgoglioso di mio papà. Sto ragionando proprio come avresti fatto tu. Con le mie capacità di osservazione possiamo vincere. Oddio, sbracco altro tempo, Keenan. Un falco, no, un gufo. Bene. Wow, certo che Keenan fa sembrare tutto così semplice. Ah, vabbè. Totem dopo totem. Fantastico questo episodio, fantastico. Non credo proprio che nessuno riuscirà a battere il mio totem. Abilità totem. Vediamo che succede. Fallimento. Ma perché? Bella l'animazione, fantastica. Oh, sapevo di potercela fare. Quel tipo è così fastidioso. Io voglio il totem di Arion comunque. Finisce 1-0. Dopo 9 minuti segniamo. E teniamo questo risultato fino alla fine. Livello della squadra pari. Salgono tutti di livello. Scatto anomalo impara Bailong.
Fantastica, questa squadra sta crescendo come lo schifo. Abbiamo pure la divisa molto bella, la Naiad Eleven. Oh, vediamo che succede dunque. Vediamo che succede. Sono contento. Questo episodio è durato anche un pochino. Ed ecco il fischio dell'arbitro al termine di una partita combattuta e la Earth Eleven ad avere il meglio. E siamo a 2 su non so quante ne abbiamo vinte. Cioè, dobbiamo vincerne. Però, 2 su 2 intanto. 2 vinte, 2 giocate. Molto bene. Siamo stati sconfitti. Oh, è vero. È vero. Purtroppo, voglio salvare questo pianeta. Spero che tu mi dica come fare, Katora. Eh sì, purtroppo è così. Oh, attenzione, Victor. Ben fatto, ragazzi. La partita è finita, Victor. Allora, cosa hai deciso di fare? Accetterai la mia proposta? Ti supplico, Victor. Questo pianeta ha bisogno di un re che sappia guidare bene il suo popolo. E beh, ecco, secondo me tu saresti perfetto per questo ruolo. Se accetterai, celebreremo il matrimonio subito. Subito dopo, diventerai il re. Ah no. Ok, vabbè, abbiamo capito. Dimmi, Roleia, perché vuoi che io, che sia proprio io a governare questo pianeta per te? Il fatto è che sono sicura che in te ci sia qualcosa di speciale. Quando guardo nei tuoi occhi, essi mi infondono grande coraggio e infinita sicurezza, quasi sei identico a lui, a mio padre. Sì, esatto, ad ogni modo non devi preoccuparti di niente, voglio che tu diventi re semplicemente perché so cosa manca ancora al mio pianeta. Eppure a me sembra che Falamorbius sia già un pianeta con elevata qualità della vita. È vero, proprio per questo sono orgoglioso del mio popolo. Tuttavia, per qualche ragione, non mi sento mai tranquilla perché non so. Ma non so dirtene il perché. So manco più leggere. Prima di decidere di diventare un re o no, vorrei conoscere di più questo pianeta. È un problema per te? Se per qualche ragione decidessi di scappare, non scapperò, promesso. Va bene allora, mi fido di te, Victor. Che figlio della merda, Victor, che sei però, eh? Sei un po' un figlio della merda. Avete giocato tutti un'ottima partita. Il mio cuore ha rischiato di smettere di battere per le emozioni più volte. Vi ho preparato un pranzo coi fiocchi, forza, non fate complimenti. Ok. Un attimo, dov'è Falco? Sarà videochiamata? Bravissimo fratellone, sei riuscito a vincere anche con la seconda partita. Ehi fratellone, guarda un po' qui. È il modellino di Giroud. L'ho preso solo in prestito. Non vedo l'ora di vedere la sua faccia quando si accorgerà che il suo modellino è sparito. Bravo, Cippo, ottimo lavoro. Ad ogni modo, vi ricordate di cui abbiamo parlato, vero? Ok. In ogni caso, credo che dovreste riportarglielo, ma non appena avrete l'occasione. Vedete? Vedetela sotto questo aspetto, il modellino è di un eroe, ma ora non è che la refurtiva di un ladro. Skip Chip, ascoltatemi da oggi, voglio che non ripete mai più, siamo capiti? Ok, bene, mi raccomando, avvertitemi quando riporterete il giocattolo a quel perdente, giustamente a quel perdente. Sono preoccupato per gli abitanti di Niadi. Cosa ne sarà di loro dopo la sconfitta di oggi? Piku. Giusto. Piku Piku ha fame. Ok, cosa? Ecco la Katora! Arrivata! No! Sì, che ci faccio qui un attimo? Ero sull'Oro Express. E adesso dove sono capitato? Oh, un'altra gemma! Giusto? Sì! Ah, quindi sono quattro pianeti in teoria. Credo. Quattro. Non so se sono. In base a quante pietre sono. Pietre turchesi. E se fosse. Vediamo se c'è la. Vediamo se c'è la cosa. La pietra. Che sollievo, per fortuna stai bene. Sky, l'ho vista. Che c'è? L'ho vista, l'ho rivisto Katara in sogno. Ma stava. Mi stava conducendo ad una pietra azzurra su una pixie. Sì, l'ho rivista con i miei occhi. Ok. Ah, ok, quindi dobbiamo andare noi a prenderla. Vabbè. Vabbè, dai, ci può stare. Andrea, mi scusi, quanto tempo abbiamo prima della partenza? Perfetto, dobbiamo sbrigarci allora. Devo assolutamente trovare quella pietra. Va bene. Andiamo a prendere la pietra dunque. Allora, questo è il luogo dove. Il del sogno, ecco. È solo una fontana, non dovrebbe esserci anche una caverna? Ah, adesso lì le sfere, le perle lì probabilmente. Per chi non lo sapesse, appunto, le perle
fanno, diciamo, una specie di minigioco che attivando o disattivando determinate perle, a volte si sposta tipo il percorso, no, gira. E oppure in questo caso, vediamo che succede. Ok, dobbiamo passare sotto. Oppure a volte può essere che, ecco, infatti, un pulsante, esatto, queste perle, queste qua, vediamo, in teoria se lo attivi, adesso tipo sta traballando tutto quanto. Aia. Ok, questo rumore hai, se fosse, esatto. Ho praticamente abbassato l'acqua. Va bene, dai, ci sta. Ci sta. Là sotto c'erano anche due bauli. Dentro c'era scatto anomalo e degli scarpini. Oh, vediamo che succede dunque. Andiamo, andiamo, andiamo. Curiosissimo di vedere che succede. Ma sono curioso di vedere cosa succede una volta che prendiamo tutte le pietre. E lei è la caverna del mio sogno. Pietra azzurra dovrebbe essere da qui. Qui, da qualche parte. Vediamo se andando in giro se c'è qualche baule. Abbiamo preso la. O meglio, siamo qui. L'unica cosa che c'era di baule era un baule dorato che stava in fondo a sinistra. È bellissima. Una pietra turchese. Avete visto, ragazzi? Sapevo che l'avremmo trovata qui. Oh, e adesso? Arion, Arion. Ecco la Katora. Che gli parla ancora. Katora! Bravo, Arion. Finora hai trovato due dei quattro frammenti della speranza totali. Sì, ma se ci sono riuscito il merito è tutto tuo. A proposito, ho saputo del tuo pianeta, la storia del buco nero è vera? E se così fosse, com'è possibile che tu sia in grado di comunicare con me? Dove ti trovi adesso, Katora? Ti prego di dirmi come salvare gli altri pianeti. Quando ci incontreremo di persona ti dirò tutto, te lo prometto. Continua da vincere tutte le partite, Arion. Solo così avremo la possibilità di incontrarci. Quindi ogni partita che ho vinto finora sta facendo sì che il nostro incontro si avvicini sempre di più? Ok, d'accordo. Dovrò continuare a fare del mio meglio allora. Quando ci incontreremo salveremo insieme la galassia. Ok, quindi fidi di me? O comunque ti fidi di quello che ti sto dicendo? Sì, certo, perché mai qualcuno dovrebbe mentire su una cosa del genere? Ma Arion, ti appare così dal nulla, la vedi solo tu? Solo che c'è una cosa che non capisco. Perché mi stai aiutando a salvare la galassia? Presto dovrai affrontare un'ardua battaglia. Se perderai questa battaglia, il tuo futuro sarà in pericolo. La tua anima è buona, tu hai il potere necessario per salvare la galassia. È per questo che ti ho scelto. Che battaglia ardua? Arion, ti senti bene? JP, ho parlato ancora con Katora? Sì, Katora è viva, me lo sento. È fantastico. Ok, Andrea, è ora di partire. La signora Andrea dice che dobbiamo partire. Dobbiamo tornare all'Orient Express. Ok. Quindi vediamo che succederà. Torniamo all'Orient Express e quindi scopriamo quadra che pianeta andremo a affrontare. Uff, giusto in tempo. Presto dovremo lasciare Naiadi. Naiadi, giusto, sì. Ho finito. Hai finito tutto ciò che dovevi fare? Bene. Sì, ho finito. Ok. Ok, lasciamo questo stupendo pianeta. Conto alla rovescia. Alla rovescia, alla rovescia. 3, 2, 1. Curvatura attivata. Bello, bello, bello. Ok, ma che pianeta andiamo? Ehi, Glacia, dai un'occhiata qui. Questo è, esatto, il secondo frammento della speranza. Te l'ho già detto, non è possibile. Ti posso assicurare che è proprio così, Glacia. Le ho parlato. Sì, Arion è testardo. Cosa è successo davvero ad Eclissus? Ciò a cui ho assistito quel giorno è dir poco terribile. Ecco, è morta. E tu chi sei? Ah, eccolo! Io sono Ptumni Tumri Emnator. E questo è il mio vero aspetto. Quindi tu saresti Ptumri? Wow, com'è affascinante! Ve l'ho già detto, il mio pianeta è stato distrutto da un buco nero. Prima che ciò accadesse, ero il capo degli scienziati. Volevamo salvare Eclissus. Per questo, stavamo lavorando ad un fotocannone al plasma cosmico. Così. Esatto, si tratta di un congegno da altamente tecnologico in grado di distruggere i buchi neri. Cosa? Distruggere i buchi neri, hai detto? Sembra la trama di un film. Eravamo ad un passo dal suo completamento. Aveva una struttura straordinaria. Dovevamo solo trovare un metallo che potesse assorbire il calore da esso. Quel metallo, purtroppo, non siamo riusciti a cercarlo in tempo. Il Mithril. Wow, non eravamo preparati a sufficienza per una catastrofe di quelle proporzioni.
Gli anziani di Eclipsus ci ordinarono di creare una navicella per salvare Katora. E io, come sapete, riuscii a scappare dal campo di gravitazione del buco nero. Tuttavia, Katora è morta! Katora è esplosa insieme a tutto quanto. Eccola, eccola, Katora! Quindi questo è Eclipsus. Wow. Il popolo di Eclipsus ha bisogno di me. Non posso scappare proprio adesso. Io sono la principessa di questo pianeta. Devo confortare la mia gente in un momento come questo. Chi deve andarsene non sono io, sei tu. Tu hai la conoscenza e la forza d'anima giusta per salvare le persone. Tutti i torti comunque non ha. Un giorno in un futuro, un altro pianeta avrà sicuramente del tuo aiuto. Ok. Sei intelligente ed affidabile, riusciresti a trarre in salvo molte persone. Puoi farcela, ne sono sicura. Ma Katora. E così. E così il piccolo Ptumri scappò da Eclissus. Questa era Katora, era sempre pronta a sacrificare se stessa per gli altri. Era convinta che tutte le specie viventi avessero il diritto di essere salvate. Io invece non sono riuscito a scappare in tempo, ecco perché adesso sono costretto a vivere così. Per questo che Katora non può essere in vita in questo momento. Tuttavia, io sono convinto che sia stata la vera Katora a guidarmi fino a qui. Boh. Boh, è un po' tutto intrigante, vabbè, quella roba là. È un po' tutto contorto. Oh, e finisce qui dunque il capitolo 6? Mi sembra di sì. Quindi nel prossimo episodio che succederà? Ok. Katara ha detto a Darion che riusciamo a salvare la galassia. Beh. Grazie ad un allenamento particolare riuscirò anch'io a sbagliare il mio totem. Ben detto, Terry, anch'io farò del mio meglio per migliorare. Ok, ma nel prossimo episodio? Capitolo 8, tra l'altro. Terry, sarebbe questo l'allenamento particolare? Nuovo pianeta, dunque. Vuoi salvare? Certo che sì. Siamo saliti a livello 31. Ok, not bad. Guarda, è tutta preoccupata. Victor. Sei tornato davvero? Che bello, te l'ho detto, io mantengo sempre le mie promesse. Bene, deciso allora. Prima di decidere vorrei che tu mi dicessi una cosa. Cosa ne pensi? Cosa pensi di fare come regina? Ovviamente il dovere di una regina è proteggere la felicità del proprio pianeta. Hai mai dato veramente un'occhiata al tuo pianeta? La tua gente sta soffrendo. Ci sono persone che vogliono controllare questo pianeta e ti tengono rinchiuso qui per... Non ho detto in tempo, vabbè. È impossibile, è stato mio padre a scegliere le persone che devono badare a questo pianeta. Beh, se è questo a ciò che vuoi credere, allora. Ascoltami, se vuoi essere la regina, devi sapere la verità. Victor, quindi. Sta lì. I guerrieri che hanno rinunciato alle ali. Pianeta del fuoco, Magmavia 11. Wow, un nuovo pianeta! Ottimo! Ragazzi, secondo voi in che genere di pianeta andremo stavolta? A me piacerebbe un pianeta calmo, simile alla Terra. Sì, infatti, bocca chiusa quando si mangia. Ariane un po'. E poi sentiamo, perché fra tutte le persone possibili Katara avrebbe scelto proprio te? Ehi, capitano, perché ti preoccupi così tanto? Ascolta, restare seduto qui a deprimerti non porterà niente di buono, giusto? Non credi cosa pensi, non importa cosa pensi di Ptumbri, tu credi all'esistenza di Katora? Giusto, Falco, è vero? Tutti i torti non ho. Hai ragione, Falco. Vincerò e incontrerò Katora e poi salverò la galassia. E poi, in quanto a Ptumbri, possiamo anche lasciarlo indietro, è solo uno spirito, quindi non potrà morire. Ma come Falco? Stavo solo scherzando, non era così divertente, effettivamente. Ora mangiate la cena. Ok. Un nuovo pianeta ci aspetta. Troveremo anche là uno dei frammenti della speranza. Loren Express è pronto a partire per il prossimo pianeta, Magmavia. Il pianeta Magmavia, chissà com'è. Questo pianeta non sarà pericoloso, vero? Perché non rispondi, signor Andrea? Saremo al sicuro, vero? Su, via, basta essere agitati, è il momento di partire. Adesso puoi andare in una nuova area, Magmavia. Ok.
Oh, molto bene, andiamoci allora. Chissà cosa succederà in questo video, in questo pianeta. Una cosa che fa molto caldo perché c'è lava. Quindi, chissà come sarà la gravità. Wow, guardala! Hanno delle braccia meccaniche. Gli abitanti sono degli uccelli. Ah no, uccelli strani però. Hanno solo la testa. Vedo che avete già avuto modo di osservare i pianeti di questo. Gli abitanti di questo pianeta. Ok. Saranno proprio i loro forse avversari nella prossima partita del Gran Celeste Galaxy. Quindi gli abitanti sono comunque uccelli nonostante abbiano le ali? Esatto, alcuni magmaviani hanno rinunciato alle proprie ali a favore di un paio di braccia meccaniche. Wow! Ok, tuttavia di recente molti magmaviani hanno scelto di utilizzare braccia meccaniche. Con questa nuova forza i magmaviani hanno creato macchine e strutture per adattarsi a vivere sul pianeta. Ok. Ok, dunque su questo pianeta alcuni possono urlare e altri no. Quindi è tipo due fazioni, esatto, sì. Coloro che rifiutano le braccia, gli Agrestans, vivono ad est, mentre coloro che hanno rinunciato alle ali sono i bionici. Ok, e noi chi sfideremo? I bionici o gli Agrestans? Boh. Però, per il momento, godiamoci l'esplorazione. Il capo dei bionici ha un messaggio per voi. Ok, esatto. Ok, i bionici. Vorrebbe incontrarvi di persona. Perfetto, quindi abbiamo già il primo incontro. Se posso permettermi, penso che invece possiate trarre dei benefici da questo incontro. I bionici sono un po' sregolati. Se vi rifiutaste, potrebbero prenderlo come un insulto e vendicarsi. Porca miseriaccia. Va bene, quindi. Dopo tutta questa pappardella di roba, concludiamo qui questo video che è durato un'eternità. Noi ci becchiamo in un nuovo video. Vediamo cosa succederà. Sicuramente andremo ad affrontare i bionici nel prossimo video. Proprio la partita del Gran Celeste Galaxy. Lasciate un like, un commento, una condivisione, tutto quello che vi possa stare per la testa. Nel link in descrizione per giocare la patch del gioco, il Genin Forum, tutto quanto. E noi ci becchiamo in un nuovo video. Qua da Monkeys è tutto e bella a tutti!